e io ho seguito gli oratori che si sono susseguiti e devo dire che qualcuno ha esagerato nel dire che tutto va bene. Nella Lega, sicuramente la Lega non si sta dividendo come i lecchini di Roma padrono, i giornalisti scrivono sui giornali. Però c'è qualcosa, io lo dico per la base, a me spiace vedere la base, che è quella che ha costruito il partito con tanti anni di lavoro, che a volte viene un po' trattata male, perché la base non ha strumenti per difendersi. E poi dopo, se non mettiamo a posto il problema della democrazia nella Lega, c'è sì il rischio che si litighi. Per adesso non siamo ancora a quel livello, siamo ancora in grado di modificare le cose. Io penso che chiunque sia eletto ogni anno, ad esempio, potrebbe ottenere il gradimento o meno della base del partito dopo un po' di tempo che lavora. Cioè, non possono essere eterne le cariche e non possiamo far dipendere dal Consiglio federale le certe scelte, perché a volte poi ci si mette d'accordo nel Consiglio federale e si finisce per escludere evidentemente la base, che finisce per contare poco, poi si arrabbia la base. Io capisco questa cosa, chi ha detto che tutto va bene è un leccaculo, però io dico che tutto è ancora rimediabile e intendiamo rimediarci. Bisogna che sia possibile alla base ogni anno dare giudizi dei suoi dirigenti. Non basta leggerli, una volta eletti cosa fanno. Se dopo un anno si comportano evidentemente negativamente, con disprezzo della base del movimento politico, non capisco perché dovremmo sostenerli, tenerli lì. Poi vi devo dire ai veneti, fratelli veneti, non c'è il minimo dubbio che a furia di commissariare il Veneto, ormai è tutto commissariato, non c'è più una sola provincia intatta, intera, in piedi. Quindi è arrivato il momento in cui diciamo la Lega rifà i congressi. Avete visto giusto, però un momentino di qui a Pontinone, onestamente una cosa la devo dire: non possiamo metterci a litigare a far felici Romania. Qui uno per tutti, tutti per uno, anche se a un certo punto è sembrato essere dimenticato questo giuramento, ma è il vero giuramento di Pontida. Quindi le mani dovete usarle, datevi la mano, fratelli padani, uno con l'altro. Noi non possiamo avere, sappiamo che ci sono dei dirigenti che non sono capaci, non si comportano bene, non amano la gente comune, che poi sappiamo che molte cose sono avvenute, però alla fine vedete che a Pontida siamo venuti, sembrava che non venissimo più a Pontida, non venissimo più a Venezia, invece andiamo a Pontida, andiamo a Venezia, qualche cosa è stato abolito, dimenticando che quelle cose a volte sono state il cemento che ha attratto un'infinità di persone al nostro movimento politico, e quindi che la sensibilità della gente comune è molto più semplice di quella degli intellettuali, è molto più importante, però, perché alla fine è la gente comune che, diciamo, che tiene in vita il partito. Grazie fratelli, però un minimo di rispetto lo dovete avere. Chi viene qui a volte lo sa che viene qui e sale per essere fischiato. Noi meravigliamoli tutti dicendo che vogliamo il cambiamento, però
niente insulti, niente fisi, non fate felice la canaglia romana, non fate felice. Quelli sono là, dall'altra parte del televisore, sperando che Pontida finisca male, che magari ci veniamo. No, no, le mani datele l'un l'altro come fratelli. Non possono essere usate che per quello qui a Pontida. E l'unità di Pontida, questa è la festa della concordia. È vero, quando i Lombardi trovarono la concordia tra di loro, poi vinsero la loro libertà, sconfissero il Barbarossa Legnano. Qualcuno ha detto, è importante Legnano, no, è più importante Pontida, perché qui a Pontida si mise la base solida, che è l'amicizia, che è la stima reciproca, per sconfiggere il Barbarossa. Noi siamo qui per quello, per ricordare che siamo fratelli, che per noi vale un principio, tutti per uno, uno per tutti, tutte le volte che viene toccato uno di noi siamo toccati tutti, perché sappiamo che la verità è semplice: vogliono fermare la battaglia per la libertà del nord, tutto il resto sono storie, bugie, falsità, trucchi. Ebbene, noi questo lo sappiamo, lo sentiamo nel cuore, quindi adesso dobbiamo essere all'altezza di quello che sentiamo. Niente esagerazioni, niente fischi esagerati, ma applausi per gli uomini della Lega, per gli uomini del Nord. Fischi per i lecchini di regime, i giornalisti che sono qui, sperando di vedere che saremo figure. Dicevano anche, Bossi non viene a Pontida. Il loro ragionamento è, speriamo che non vada nessuno a Pontida. In secondo ordine, se diciamo che Bossi non va a Pontida, speriamo che i cosiddetti bossiani non vadano a Pontida così. Quindi metà della Lega stia lontano. Quindi possiamo dire che è iniziata la grande crisi del nord, della battaglia per la libertà del nord. Non diamogli questa soddisfazione. Fratelli, padani, padania! Libera! Adesso io non voglio dilungarmi, perché c'è gente come Zaia che deve raccontarci i passi futuri che faranno. Non possiamo, qui devo ricordarvi che il primo a vedere, l'abbiamo fatto assieme, il primo è stato il Parlamento del Nord a Mantova, poi abbiamo fatto il Parlamento Padano. E adesso il Parlamento, siamo in quella fase lì, e la Padania la si realizza, diciamo, attraverso la macro regione. Le firme sono già state fatte dall'ex presidente della regione Lombardia, da Zaia, in Svizzera, a Bad Ragaz, hanno firmato tutti assieme alla Svizzera, il popolo svizzero, grande amico, e la Baviera, il sud della Germania, insomma, le regioni austriache, la Slovenia, le regioni sud della Francia. Quindi una forza notevole che non ha paura di Roma. No, no. Quindi io non penso, non la penso come Maroni quando dice noi stiamo in Lombardia, nel Veneto, e ce ne fottiamo di Roma. No, no. Voglio vedere se Roma non ci manda indietro i soldi. Cosa facciamo? Noi dobbiamo battere su tutti i fronti, in Lombardia, nel Veneto, al nord e anche a Roma. Non possiamo lasciare nelle mani dei soliti furbi Roma. Noi dobbiamo diciamo, avere sempre tanti voti, tanta forza politica per essere primi ovunque, battagliare ovunque. Fratelli, non c'è niente di perso. C'è un momento di crisi, di democrazia da riconquistare. La faremo le scelte. Deve essere possibile, per la base, contare di più, agire, mandare via i dirigenti che, diciamo, non si comportano bene. Questo sì, questo va messo nello statuto della Lega. Questo che oggi voi siete venuti soprattutto perché voi
possiate in un movimento democratico come la Lega possiate contare di più, perché nessuno, una volta nominato, eletto, si senta padrone, padrone del vostro destino. Da quel momento lì poi la base non conta niente, no, no, la base deve contare. È inutile venire qui a dire la Lega siete voi e poi dopo voi non contate niente, non c'è un meccanismo democratico che vi fa contare. Questa è la cosa che io vi prometto, che vi prometto che deve essere fatta, questa. Oh, fratello! Oh. Quando vi dicono che la Lega è rotta, si rompe, non pensate che sia vero. Beh, io ho fatto la Lega non per romperla, giusto per essere, per migliorarla, certo, ce la migliorerà, la miglioreremo, senza timore. Quindi chi era incazzato sappia che ha colpito nel segno, ci ha colpiti, la sua protesta l'abbiamo accolta, magari non era qui il posto, però abbiamo capito, tutti noi abbiamo capito che voi volete contare di più e conterete di più. Fratelli Padania! Padania! Oh, grazie, grazie, grazie.